CGIL si è impegnato sin dall'inizio della pandemia ad occuparsi del tema della tutela dei lavoratori che ovviamente hanno svolto il lavoro in quella fase lì, in questa fase qua, perché meritano di essere tutelati e di vedere il riconoscimento e il risarcimento nel caso in cui contraggono il virus. Qual è il ruolo nostro come patronato? È quello di istruire la pratica in maniera giusta e corretta, in modo tale che l'istituto possa riconoscere l'infortunio. È importante fare una valutazione, ricostruire in pratica la storia, ricostruire la cronologia, costruire anche un'anamnesi lavorativa precisa nei periodi, nei modi, nei tempi in cui si è avuto i contatti con le altre persone in ambiente di lavoro e fuori dall'ambiente di lavoro. Questo assicura in qualche modo la tutela delle persone e il riconoscimento stesso dell'infortunio. Infatti, molti casi che stiamo trattando, in cui in un primo momento l'INAIL ce li ha respinti, avendo ricostruito in maniera adeguata tutta la storia delle persone che si sono infettate, siamo riusciti successivamente, attraverso dei ricorsi, ad ottenere il riconoscimento. Ci siamo organizzati, abbiamo fatto la nostra formazione per i nostri operatori nei territori, abbiamo fatto una formazione anche per i nostri medici, perché l'ambito medico legale è fondamentale nella valutazione dei casi. L'importanza di rivolgersi al patronato è perché per qualsiasi lavoratore c'è sempre la preoccupazione, la paura in qualche modo ad esporsi rispetto a una denuncia di infortunio di questo genere qua, perché molto spesso nemmeno il lavoratore si rende conto del fatto che ha un diritto, che è quello della tutela INAIL. Non tutti i lavoratori e lavoratrici sanno che c'è un'assicurazione che garantisce loro un indennizzo, che garantisce loro una prestazione, che garantisce loro una rendita. Quindi venire all'INCA vuol dire avere un quadro preciso di tutti i suoi diritti e di tutte le sue tutele. L'INCA li rappresenta tutti ed è importante perché l'INCA assicura sia nella parte amministrativa, sia nella parte medico-legale, sia nella parte legale una consulenza di alto profilo e di qualità che è difficile riscontrare fuori. Tenete conto che poi c'è un indennizzo, appunto, che può riguardare il danno che ha subito in base all'infortunio che viene riconosciuto, oppure eventualmente c'è una valutazione anche dei postumi in una fase successiva e che può garantire anche, oltre che l'indennizzo, anche la rendita per il lavoratore e per le lavoratrici, e non solo, ma anche per, eventualmente per gli eredi, siccome siamo di fronte anche a un numero anche significativo di decessi. È importante tener conto anche di questo, insomma, dal momento in cui c'è la rendita ha la possibilità di trasferirsi agli eredi.